Siamo in compagnia di Andrea Mestrinaro, amministratore delegato di Enel Tecno. Nel vostro stand c'è una macchina coperta, come mai? Allora, macchina coperta perché non perché dobbiamo nascondere qualcosa, essenzialmente perché vorremmo che i nostri clienti potessero visitare la nostra tecnologia direttamente presso la nostra sede, facilmente risolvibile portandoli direttamente a vedere la nostra tecnologia nel nostro stabilimento. Voi siete gli unici produttori di questo tipo di tecnologia, di cosa si tratta? Si tratta di macchine per la produzione di gabbiette fermatappo nelle varie tipologie di produzione, dalla gabbietta cintura libera tradizionale a modelli più evoluti o più moderni come il mercato richiede. Quindi non macchine che applicano il fermatappo ma proprio che lo producono. Esatto. Di che cos'altro distribuite? Per tutti gli altri prodotti siamo distributori per quanto riguarda il tappo in sughero per vino, tappo in sughero per spumante, la barrique, la capsula, la stessa gabbietta per il mercato essenzialmente quello italiano. Quindi come distributori lavorate nel mercato italiano, invece la macchina la esportate nel resto del mondo. Dove la esportate? In tutti i paesi del mondo, sul mercato del sud-est asiatico, sul mercato dell'est, quindi tutti i paesi che vanno dall'ex paesi della Russia fino alla Lituania, l'Ucraina, i paesi del Sud America, quindi quello che riguarda l'Argentina, il Brasile, il Cile, tutti i mercati, compresi i nuovi paesi che sono addirittura siamo arrivati già in India con la macchina che avete fermato, anche se è un mercato ancora da scoprire. Complimenti. Per fare questo, qual è la qualità o il gradiente essenziale quindi per essere protagonisti in questo tipo di mercati? Continuare a proporre delle idee diverse, delle soluzioni diverse sul prodotto. Il prodotto per esempio della gabbietta fermatappi è un prodotto che ha successo solamente se si riesce ad avere sempre un qualcosa di innovativo che possa avere la bontà del mercato, la capacità di poter portare il cliente verso un prodotto che ha la giustificazione per poter essere un nuovo prodotto. Questo è essenziale.